vanno consolidati, vanno coltivati, vanno organizzati sicuramente, va rotta la concorrenza fra le diverse realtà, perché la concorrenza tra le diverse ONG in Piemonte non riescono, a malapena riescono a fare il coordinamento, dovrebbero fondersi, ci sono delle micro ONG di 2-3 persone, una o mezzo tempo, che sopravvivono, non unificano i servizi, non unificano i progetti, sono in concorrenza per pigliare i pochi contributi che vengono resi disponibili, quindi non sono sempre un esempio positivo. Dovrebbero consolidarsi, unificarsi, razionalizzare le spese, i costi della loro gestione e nel contempo aprirsi alle problematiche più vaste, quelle più strategiche, e assecondare quindi nella cooperazione decentrata alla quale devono partecipare progetti capaci di lasciare il segno, di essere contundenti, di essere capaci in sostanza di modificare le realtà. Tante piccole microscopiche realtà non sempre, come si potrebbe pensare, cambiano la mega realtà, quella rimane quella che era. E soprattutto in questa situazione in cui il negoziato che la Merkel, presidente di turno dell'Unione Europea, aveva promesso di realizzare l'accordo col Mercosur sul problema dei contributi europei alla produzione e all'esportazione di prodotti agricoli, il fatto che non si sia ancora realizzato l'accordo e che credo sarà difficile che si realizzi entro il semestre tedesco, cioè che finisce a fine giugno, sta a dimostrare come in concreto questa miriade, questo tessuto collettivo di solidarietà, di ONG, di cooperatori, di volontari, eccetera, non sono sufficienti a cambiare il vero indice del problema del rapporto commerciale e di cooperazione tra l'Europa e il Mercosur attraverso l'accordo che avrebbe dovuto essere firmato a Cancun 2 anni fa e che tuttora non è ancora oggetto di trattative conclusive nell'ambito del Doha Round e nell'ambito del negoziato bilaterale.